Ciao ragazzi, benvenuti su Creative Drums. Nel video di oggi sono insieme a strumentimusicali.net per farvi vedere una cosa. Allora, io mi è arrivato sto pacco, ho cominciato ad aprirlo e c'era un altro pacco dentro, poi ho cominciato ad aprire anche l'altro pacco, c'erano altri due pacchi dentro e ho detto ok, va bene, allora non apro tutto, aspetto di fare il video e poi apro tutto, quindi va bene. Allora, in pratica, che cosa c'è qui dentro? Come avete visto dal titolo, oggi voglio suonare la batteria ma in maniera completamente silenziosa. Voglio provare a vedere se riesco a suonare la batteria in modo completamente silenzioso. Vado un po' più indietro perché altrimenti la camera mi taglia la testa. E quindi per farlo, aspettate. Aiuto, ok. Ecco, ho deciso di prendere i nuovi DB1 di Evans. Ho preso tutte le pelli, ci sono proprio i kit, poi in realtà ci sono anche le pelli separate, nel senso potete prendere anche solo la pelle che vi interessa, e ho preso anche il kit di piatti silenziosi DB1 Evans. Anche qua ci sono anche i piatti acquistabili separatamente. Quindi voglio andare a togliere tutti i miei microfoni, voglio andare a togliere tutte le pelli e poi montare tutto quanto. Quindi facciamo così, mando la sigla, poi ho un po' in testa come registrare tutto quanto oggi in modo un po' diverso, vi spiego. Prima mando la sigla però. Possiamo quindi partire. Ho già tolto tutti i microfoni dalla mia batteria perché in realtà in fondo alla stanza che punta verso la batteria ci sono due microfoni panoramici e oggi registrerò solo con questo qua. Infatti, se potete sentire la mia voce, ad esempio, che adesso la state sentendo dalla lavaglia, che è questo microfono che ho qui, ma io posso anche farvela sentire da quei microfoni là e sentirete la mia voce dai microfoni appunto panoramici della stanza. Questo perché oggi voglio provare a parlare e suonare e capire quanto suona forte veramente la batteria solo con quei due microfoni là. Quindi, allora, nella prima scatola io ho tutte le pelli per la mia batteria, quindi andiamo a vedere un attimino, sono tutte pelli mesh. Ho questa pelle qua per la cassa che devo dire sembra veramente molto carina, più che altro perché questo rinforzo qua per prima cosa e poi qui ha anche una sordinatura maggiore che probabilmente va a tutire ancora di più. Qui c'è la pelle, credo del Tom, bella questa cosa, che allora tiriamole fuori tutte, quindi cassa, tom timpano rullante, ok, perfetto. Ci sono anche un paio di bacchette della ProMark, utilizziamole, perché no. Beh, cavoli, allora devo dire che come packaging è veramente fighissimissimissimissimo, veramente figa sta roba. Allora, hanno tutte la protezione davanti per renderle un po' più forti e qui hanno tutta questa gomma piuma, diciamo, che serve come damping, cioè come sordinatura, e probabilmente le fa suonare ancora più piano. Mentre il rullante ha questa ghiera qua, diciamo, in plastica, che secondo me simula il rullante. Allora, questa è la questione pelli. Vediamo anche i piatti, perché se le pelli avevano tutte queste robe fighe, chissà i piatti che cacchio si sono inventati. Mamma mia, sono veramente curioso, perché questa roba qua, fatta in questo modo, non l'avevo mai provata, devo dire. Borsa dei piatti, che è una cosa sempre bella, devo dire, della Evans DB1. Eccoli qua. Allora, abbiamo un ride, bellissimi comunque neri, devo dire, veramente carini, ride da non so quanto, direi 20 sì. Poi abbiamo un crash da 16, Charleston da 14, questo è il bottom, quindi vuol dire che bottom e top sono anche spessi diversi, e poi sì, abbiamo un altro crash da 18 pollici, quindi vado a montare tutto, monto tutte le pelli, tutti i piatti e poi vediamo che cosa succede. Ragazzi, facciamo una prova di mezzo un attimo. Ho montato un crash e un Charleston. Qui ho ancora un ride e un crash normali. Quindi adesso voglio provare a vedere la differenza di volume tra crash normale e crash DB1. Ovviamente il crash normale lo sentirete clippare nei microfoni, perché non sto riprendendo dei panoramici soliti ma dei microfoni con cui potete sentire anche la mia voce come vi ho fatto vedere prima. Quindi incominciamo a vedere crash normale. DB1.
Suona pianissimo. Ok, sono veramente spessi questi piatti anche, tra l'altro, devo dire. Monto anche gli altri piatti. Andiamo. Anche gli altri piatti sono stati montati, adesso ho le pelli normali, i piatti silent, ma... Io posso tranquillamente andare a parlarci sopra. Questi sono i piatti che suonano più piano di tutti i silent, devo dire. Come vedete mi sentite tranquillamente. Io non sto urlando. Se urlo magari mi sentite bene, ma altrimenti comunque se parlo normale riuscite a sentirmi ugualmente. Quindi sicuramente ottimi piatti. Silent, ovviamente. Questione batteria. Allora, facciamo... cambio tutte le pelli adesso. Quindi proviamo a registrare la batteria con i microfoni normali, con i ovviamente tamburi ancora con le pelli normali e poi andiamo a cambiare. Adesso cambiamo tutte le pelli e ci rivediamo, ricordatevi questo volume e ci rivediamo appena ho cambiato tutto quanto. Vado. Ed eccoci qua con la batteria completamente montata, le pelli completamente montate. Vi ricordate come suonava forte la batteria di prima? Le pelli di prima, la batteria è sempre la stessa? Ecco. Sempre a parlare comunque, parlo tranquillamente. Devo dire che allora il suono è molto carino. Non ho ancora capito se mi convince in pieno questo rullante qua. Perché in realtà non è male, non è male, il problema è solo che queste lamelle, diciamo, fanno aumentare un po' più il volume. Non ci fossero. Sentite che il volume è più basso. Però in realtà lì è una scelta, possiamo anche decidere di mettergli una pelle come questa sul rullante e avremo lo stesso suono. Ma magari mettendogli la cordiera avremo comunque un suono simile al rullante. La cosa bella che mi sono accorto di questi tamburi è che in base a quanto li tiriamo aumentano il volume perché in realtà aumenta la nota. Sentite? Allora, sentiamolo prima non tirato. Sentite? Sicuramente il fatto che ci siano queste sordine qua su tutti i tom fa sì che il suono veramente sia bassissimo. Anche la cassa comunque suona veramente piano e la cosa che mi piace è che il feeling rimane abbastanza lo stesso. Ovviamente non è possibile avere lo stesso identico feeling perché non abbiamo le stesse identiche pelli come fattura, eccetera, ma abbiamo poco rimbalzo in realtà. Sul timpano mi verrebbe da dire che è praticamente lo stesso rimbalzo. Poi abbiamo la campana, abbiamo la possibilità di suonare il Charleston con tutti i suoni del Charleston. Anche lo splash del Charleston e quindi devo dire che non è niente male. Volendo, la cosa difficoltosa da fare, più che altro per una questione di volume, è il rimshot col rullante. Il rullante normale è così, col rimshot.
Altra cosa positiva di questa batteria è del fatto che i suoni siano così tanto secchi. È lo studio, nel senso, è vero che è una batteria, nel senso, dico batteria, ma sono delle pelli queste apposta per studiare, diciamo. Ma in fase di studio la precisione dei colpi o è perfetta o la sentiamo subito. Pensate il Charleston suonato con il piede e la mano. Se io faccio questo, sentite che c'è un po' di flam? Fatto magari sulla batteria acustica normale si sente più o meno. Qui i suoni sono troppo secchi. Se non è questo, non funziona. Quindi, anche per questa cosa qua, per studiare, secondo me è veramente ottimo. Stessa cosa per gli unisoni, ad esempio, tra cassa e timpano. O tom. Veramente, veramente figata, veramente una figata, perché si può suonare dappertutto questa batteria, dappertutto. Quindi con questo, ragazzi, posso finirla qua. Io voglio ringraziare ovviamente tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato queste pelli mute, questi piatti muti, che sono veramente una figata pazzesca. Vi ricordo che ovviamente io oggi ho provato il kit completo, quindi kit composto da pelli e kit composto da piatti. Potete comprare quello che volete, quello che vi interessa. Se avete bisogno solo di un ride, un Charleston, potete comprarveli separati. Ovviamente comprando il kit è più conveniente per la questione prezzo, però comunque, giusto per farvi capire che si può fare quello che si vuole. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo set, se l'avete già provato, se magari lo preferite a un altro set o se preferite un altro set rispetto a questo. Fatemi sapere un po' di cose. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo che c'è la mia scuola online, ci sono tutti i link qui sotto in descrizione, se vi piace come spiego e tutto quanto trovate tutti i miei corsi. E quindi basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.